Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ma che brava Rosanna Banfi, grazie per essere qui. Dopo questo grande ballerino. Ma la danza ce l'hai dentro? Sì. Ma sapevi di avercela così? Da no, sempre, assolutamente no. Me? Assolutamente no, però la danza è bellissima. È una forma d'arte incredibile. Sì. Stavo guardando non questa cosa. Non ti aspettavi quel successo? No, ballando? No, assolutamente. Io pensavo di riuscire a fare la seconda, massimo la terza, giusto per non fare brutta figura con i miei figli, perché mi avevano detto cerca di non farti mandare via la prima, non fare brutta figura, invece sono arrivata fino alla fine. Cosa bisogna fare per predisporsi così ad un avvenimento, una cosa importante come ballando, però magari con tutti i limiti, le paure, le preoccupazioni che uno si pone? Beh, guarda, no? Devo dire che... bisogna lanciarsi, ecco, buttarsi. Prima di tutto lanciarsi. Io ho avuto la grande fortuna dell'incontro felice con Simone Casula, con il ballerino. Bravissima. Col quale ho avuto subito un feeling, ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo quando possiamo. E con lui è nata subito questa sintonia e questa mia voglia veramente di mettermi in gioco a 60 anni, di dimostrare prima di tutto a me stessa di potercela fare, e allora mi sono messa sotto. Ma tu tante volte nella vita hai dimostrato a te stessa, ma agli altri, perché poi tante volte bisogna avere la forza soprattutto per chi ti sta accanto, no? Certo. Di avere coraggio, hai dimostrato certo. Tante volte, grande coraggio, grande tenacia. Grande voglia di vincere. Sono incantata dal colore dei tuoi occhi uguale al vestito, mamma mia. Questo è merito dei nostri truccatori, bellissima. Parrucchieri, Rai, che ringrazio per la loro arte, perché ogni cosa ha merito un'arte. Dei tuoi occhi, prima di tutto. E tu hai tirato fuori, come dicevo, grinta, personalità, energia, forza, che sapevi di avere o che hai dovuto riconoscere a un certo punto nella tua vita? Non lo so, la vita, sai, ti porta alti e bassi a tutti quanti, momenti difficili, momenti felici, e logicamente dentro di noi dobbiamo trovare la forza per tutto, no? Per superare dalle delusioni amorose, faccio per dire, da ragazza, a una malattia seria, a lavori che non funzionano, tante sono le delusioni certo. Nella vita di una persona. Però bisogna uscirne sempre fuori, no? Bisogna tirar fuori il proprio carattere. Credo sono del segno dell'Ariete, perciò il carattere ce l'ho. A volte cerco di limitarmi, di essere meno impulsiva di quanto vorrei, e poi delle volte lo sono, delle volte va bene così, pure darsi, fare delle cose magari sbagliate. Ma c'è anche buttarsi. Tanta fragilità dentro. Certo. Che forse è la forza poi, no? Di una sì, donna. Perché alla fine sono le due cose, sono sempre gli estremi, no? La fragilità e la forza sono i due estremi che alla fine combaciano. Che funzionano insieme. Esatto. Uno non può vivere senza l'altro, come tu non puoi vivere senza Fabio. Esatto. E lui non può vivere senza sì, te. È vero. Che è il tuo pilastro. È vero. Il tuo punto di riferimento. Sì, sì, è vero. Sono stata molto, molto fortunata a incontrarlo, perché ormai siamo insieme. Boh. Non te lo ricordi? Siamo sposati da 31 anni, 32 anni, più un paio d'anni di vita. Una vita. Una vita. Hai riconosciuto che era l'uomo giusto per te, subito? Sì, sì. Perché anche giuro, quello, no? Giuro bisogna... che l'ho proprio sentito. Infatti lui all'inizio non mi voleva. Perché non ti voleva? Perché probabilmente sentiva che era una cosa seria e aveva paura. Infatti all'inizio mi ha lasciata. Poi conosco questa storia. Dopo un pochino di tempo ci siamo rimessi insieme. È comune a molte donne, molte, sì. E molti uomini. Però io ho sentito veramente che era lui l'uomo della vita. Senti, tu hai dichiarato che è importante che si parli di tumore. Certo.
Sei anche testimonial della coma dei Race for the Cure, sì. e lotti in prima linea e sei in prima linea per aiutare le persone che soffrono come te, come hai sofferto tu, ma che hai affrontato poi questa malattia con grande coraggio. Quanto è importante comunicare? Ma è importantissimo parlarne, perché fino a un po' di anni fa non si parlava di questa malattia, si subiva magari con vergogna, dicendo quella c'ha un brutto male. E non c'è niente di vergognoso, per fortuna adesso è stato sdoganato da tanta gente dello spettacolo, gente conosciuta, e questo serve, aiuta alla gente non conosciuta, alla gente comune, a non vergognarsi, per dire, di perdere i capelli, di andare a fare la spesa lo stesso, certo. Senza andare a prendere i figli a scuola senza capelli, tanto i capelli ricrescono. Certo. Insomma, tutto procede. I figli, a proposito di figli, come l'hanno affrontato quel momento? Beh, fortunatamente sono passati tanti anni. Erano giovani, il piccolo aveva 11 anni e Virginia ne aveva 16. E abbiamo detto tutto molto chiaramente. Che consiglio possiamo dare alle donne che magari stanno lottando come hai lottato tu e intorno hanno una famiglia, esatto, che in realtà sì, ti supporta, ma hai anche, come dire, timore, no, nel dare questo dispiacere alle persone, soprattutto ai figli. Però secondo me va detta la verità alla famiglia, perché la famiglia è il tuo supporto prima di tutto. E poi perché i ragazzi, i bambini, certo, logicamente parliamo di ragazzi che capiscono, un bambino, certo, di 3 anni non lo metti al corrente di certe cose. Altrimenti è meglio che si parli apertamente di tutto, senza paura, dicendo proprio mamma ha un male, adesso si curerà, anzi aiutatemi facendo sostenetemi, certo, facendo questo e questo, perché la famiglia è molto importante. Purtroppo in questi anni, avendo fatto parte appunto, faccio parte della Comen, avendo partecipato a molte race in Italia, ho conosciuto tante donne e tante storie, e molte sono state abbandonate dai mariti, non hanno, oppure alcune hanno vergogna, non lo dicono neanche in famiglia, non lo dicono ai loro figli. Ed è un peccato, perché già devi affrontare la malattia e poi la devi affrontare pure da sola, senza il supporto, sì, di un marito o dei figli o dei parenti. Ma perché? Perché? Assolutamente. Senti, io vorrei passare adesso a questo momento così difficile, ma è importante sempre parlare e coinvolgere tutti, no? In questi momenti così di difficoltà, ma vorrei parlare di un momento di felicità. Sì. Felicità, appunto, la serie che ti ha visto protagonista. Ah, sì, è sì, arrivata la felicità. Felicità. Vediamo un pezzetto. Valeria. Oh, Rosa. Grazie di essere venuta. Figurati, sai quante volte avrei voluto chiamarti? Ma non volevo farla parte della mamma in picciona. Senti, tu lo sai che cosa succede? Ha solo paura. Dalle tempo. Dici? La recitazione nella tua vita mica poteva mancare. Beh. Ci sei cresciuta dentro in questo mondo, sì, meraviglioso. Eri una bambina quando eri sul set con tuo papà e insomma l'hai seguita. Sì, l'ho sempre visto, seguito, anche se all'inizio ho stentato a dirlo a papà, perché avevo timore che non volesse. E allora stavo un po'... Ma lui in realtà voleva o no? Assolutamente sì, cioè, roba... quando appena l'ho accennato ho detto sì, anzi, se quello che posso fare... Ma sei sicura di questo? Perché hai, vediamo, qualche notizia diversa? No, vediamo, perché mi sa che mi è arrivata una telefonata. C'è qualcuno al telefono? Lino! Sì, ecco, eccoti! Come stai? Grazie per essere con noi. Beh, intanto io volevo sentirti, questa era la scusa, serena. Grazie. Serena, bellissima. Grazie. E poi volevo vedere mia figlia che mi sfugge e volevo dirle che noi quereremo i momenti più emozionali, perché sei un essere speciale. Che te. E che bella canzone, ed io avrò cura di te. Grazie, Lino. Ma senti, come si comporta questa figlia? Beh, adesso comincia a essere più badante, e allora comincia, se papà fai questo, papà ricordati questo, calma. Si prende cura. Mi piacerebbe molto cantare quelle canzoni, torna piccina mia,
torna dal tuo papà, che nessuno le fa più le cose. Torna dal tuo papà, ma questo è un... Torna piccina mia. Ma questo è un invito. È un messaggio segreto. È un messaggio segreto. Che vuoi che Rosanna venga da te? No, ci vediamo poco, allora ogni tanto mi tocca incitarla a dire vieni più spesso. Però è bello, viviamo bene questi momenti. Io, lei, l'altro fratello Walter, per l'altro mio figlio, i nipoti, tutti capiamo la situazione, allora si cerca di alleggerire i dolori l'uno all'altro, sono i ricordi. Ma tutto va bene, tutto va alla grande, ho fatto la stessa che ho fatto, cara Serena. Ma sei un mito, Lino, ma dove sei in vacanza in questo momento? Non ancora, fra qualche giorno, perché con molta onestà non ho voluto ritornare, Rosanna lo sanno tutti, la famiglia, nei posti dove c'era spesso Lucia, no, non mi va di andare, c'ho una bella casa in campagna con la piscina, tutto. Però vado a Circeo, al mare, ho preso una casa lì per un mese. Rosanna verrà, ma si attenderanno. Ci saranno i nipoti anche con voi, con te? Non lo so, perché ognuno ha i suoi movimenti. Virginia c'ha il marito, faranno un viaggetto. Pietro, l'altro mio nipote, non lo so, sarà con gli amici, ma verranno a trovarmi. Ma verranno, passeranno, perché ti vogliono stare col nonno sempre, ma per certo. Forza. Il bello è che io non sapevo proprio di questa telefonata, gli ho mandato un messaggio, guarda che sono a 1 mattina. Una sì, sorpresa. Però è stata una sorpresa, una sorpresa, volevo essere presente lì. Grazie Lino, noi ti ringraziamo perché è sempre bello sentirti, tu sei il nonno degli italiani, oggi appunto abbiamo parlato dei nonni che sono importanti per noi, per le nostre vite, in realtà noi ci dobbiamo prendere cura dei nonni, ma sono i nonni che noi abbiamo bisogno dei nonni, quindi c'è questa adozione, come dire, dare a avere. Esatto, noi diamo a loro e voi date tantissimo a noi, tantissimo. Quindi... Beh, io rappresento ormai questi 15-16 milioni di nonni. Esatto. Io sono il nonno di 15-16 milioni, tra i quali 12 milioni sono anche bisnonni, mi hanno detto. Senti Lino, ma tu... Puoi restare, devi salvaguardare la categoria, hai ragione, ma puoi restare un secondo con noi perché faccio aggiungere qui una persona che ti vuole fare una domanda, anche se a distanza, che è Gigi Marzullo e ti vuole fare la domanda del marzulliere. Non andare via, stai lì. Fai attenzione. Stai lì. Non andare via. Non tanto andare saluto via, Rosanna Gigi Bampi, ripeto, ciao, l'ho vista ieri sera, Belli Freschi, un film... che ho visto questa notte. Allora, abbiamo scelto il capitolo della vita, cominciamo con una domanda. Lino, sei ancora lì? Sono ancora qui. A Lino, falla a Lino questa domanda. Allora, Lino, perché la vita, se è così ovviamente, non è mai come l'abbiamo immaginata? La tua vita è stata come l'avevi immaginata sinora o no? Sì, ovviamente, non è mai come l'abbiamo immaginata. La tua vita è stata come l'avevi immaginata sinora o no? Sì, ovviamente. Sì. Devo dire che a me è riuscita bene, perché io ho sempre immaginato questo che mi è accaduto. Io lo immaginavo che accadesse al 20-30%, ero già felice. Invece mi sta succedendo al 100% tutta la mia carriera, ormai 3 generazioni che mi amano e spero di abbracciare anche la 4ª. Ma sto avendo tanto di quel lavoro adesso, perché ho cambiato agenzia, adesso ho un agente... che è validissima, è Lucia che sta procurandomi del lavoro, non mollo niente. E certo, ma non devo devi far vedere che sono un ragazzo. Sei un ragazzo, lo sei. E invece la vita di Rosanna sinora com'è stata? Lei ha avuto sinora, deve chiedere ancora qualcosa alla vita? Beh, oddio, qualche cosetta ce l'ho da chiedere ancora, però ho avuto anche delle belle soddisfazioni. Lei è stato l'esempio di come quando arriva un pugno forte si può subire il pugno e poi continuare e mettere da parte il pugno. A chi si chiede aiuto in quei momenti? Prima di tutto a se stessi e poi? Prima di tutto a se stessi e a chi ti sta vicino, alle persone care, ma nei momenti veramente, lo sappiamo tutti, nei momenti veramente importanti della vita si è soli. Con se stessi e con te che fai i conti. E la paura c'è sempre, oggi, ieri? No.
Devo dire che io non ho, durante, quando mi sono ammalata, non ho avuto paura di morire. Non pensavo di morire. E anche se ho fatto i miei pianti, logicamente, i timori, la paura delle cure, le cose che non sai, mi sono fatti i miei pianterelli, non sono un'eroina. Però non ho avuto paura di morire, ero in buone mani, mi hanno spiegato le cose e questo appunto lo dico anche per chi in questo momento sta passando una cosa del genere. Soprattutto per quanto riguarda il tumore del seno, oggi è molto 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 curabile, va preso per tempo logicamente, per questo si deve fare prevenzione, bisogna ricordarlo a tutte le donne, bisogna ricordarlo in ogni occasione e ci sono ormai macchinari, cioè sono andati così avanti che si possono trovare dei tumorini piccoli così. E a proposito di vita, lei Rosanna sinora nella sua vita ha cercato di più la felicità o la verità? Oddio, forse la verità, perché se, certo tutti siamo alla ricerca della felicità, però la felicità può essere anche effimera, può essere data da momenti anche inutili, momenti brevi che passano. La verità resta dentro di te e nelle persone. Ed è vero che nella vita non si arriva mai da nessuna parte, si cammina, si deve camminare e basta. Eh sì. Si cammina, sì. Si cammina. Lei con quale passo cammina? Veloce? Un passo abbastanza veloce, abbastanza cammino. E il tempo che passa le crea qualche fastidio? No. Qualche ruga. Vabbè, in bocca ma però al lupo. Quelle ci piacciono. Lino è ancora al telefono. Lino, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Senti, ti vogliamo bene. Posso? Sì. Voglio solo che Marzullo mi faccia l'ultima domanda. Se io ho paura o no della morte. E io tanta. Allora io ti faccio questa domanda. Vedi che ti sei fatto. Io ho tanto paura perché proprio mi scoccia morire. Invece mi sembra d'aver letto che Lino Banfi non ha paura. Senti, allora smorziamo questa cosa. No, sentiamo che dice. Sentiamo che dice Lino. La risposta qual è, Lino? Hai paura o no della morte? La risposta è fra 3 anni. Perché la paura fa 90, io ne ho 87. Grande Nino! Allora con questo ottimismo noi ti lasciamo con una canzone meravigliosa napoletana che è Reginella e te la dedichiamo anche a Rosanna. So che ami molto la musica napoletana. Sì, a me no. Anche a te Gigi. Tu sei fatta una veste scullata, nuca pelle con nastre e che rose. Stiva mie già 3 o 4 chantosa e parlavo francese a così. Fui l'autriera che t'ha incontrata, fui l'autriera a tu l'età ignorsi. Tiberio. Ha già voluto bene.